portato fortuna al Parma alla marcia per la salvezza organizzata dai tifosi gialloblu. Come 2 anni fa si giocava contro il Cagliari. Gli emiliani hanno conquistato 3 punti lottando col cuore in gola fino al 95esimo. Il recupero è stato forse più faticoso di tutta la partita. Parola di Gasbarroni. Sì, non finivano mai, infatti. No, erano lunghi, ma siamo stati bravi. Abbiamo dimostrato di voler a tutti i costi portare a casa i 3 punti perché erano fondamentali. Questione di concentrazione. Ora la classifica sorride, o almeno non ha più un ghigno minaccioso, e domenica è scontro diretto con il Chievo a Verona. Per me fare qualcosa significa ottenere la salvezza. Abbiamo fatto dei passi in avanti, però per me la salvezza sarà 39-40 punti. Per il Parma, senza Couto squalificato, sembrava più difficile contenere Suazo, che però è troppo solo in area avversaria. La squadra di Giampaolo gioca bene, ma vanifica il lavoro con qualche errore di troppo. Abbiamo subito dei gol più per demerito nostro che per merito dell'avversario. Eravamo riusciti anche ad imbrigliare il Parma, ma questo fa parte del gioco. Non dobbiamo perdere la lucidità, la serenità e continuare per la nostra strada. Al 28esimo Bucci è attentissimo su Pepe, attivissimo e spina nel fianco per Colì. Alla mezz'ora Giuseppe Rossi da uomo gol si trasforma in uomo assist per Budan, che batte Chimenti. Il Parma, in vantaggio, tenta di andare al riposo con il doppio vantaggio, ma il tiro di Rossi finisce a lato. Nel secondo tempo il Cagliari cresce e spinge di più. Ranieri, a questo punto tra lo stupore di tutti, richiama in panchina Rossi e getta nella mischia Morfeo. Perché Morfeo ha la calamita. Morfeo alla calamita, quando entra in campo tutti i ragazzi lo cercano e lo trovano, danno palla a lui e la squadra proprio si tranquillizza. Al 20esimo Chimenti blocca l'iniziativa di Cigarini, al 22esimo appena scoccato Daniele Conti trova il pareggio su assist di Pepe, ma aveva ragione il tecnico romano. Morfeo inventa un cross sugli sviluppi del quale Gasbarroni tira, ma D'Agostino intercetta con un braccio, Farina fischia il rigore. E al minuto 31 lo stesso Gasbarroni va sul dischetto e autografa il 2-1. Finisce così con il Parma che può ritenersi soddisfatto ma deve rimanere concentrato e un Cagliari bello ma sprecone, forse troppo nervoso.